Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo quarto vlogmas della settimana. Oggi è giovedì, io ho sfoderato il mio bellissimo maglioncino invernale, stupendo. E sono un po' di fretta stamattina perché ho il treno alle 10, che ho delle cose da fare. Penso andrò anche a studiare da qualche parte in un bar, perché ho russo per domani, ho compiti di russo per domani. Dell'ultima lezione, sì, dell'ultima lezione, quindi voglio cercare di portare i compiti fatti, di cercare di rimanere al passo, perché ogni anno è un casino con questo russo perché rimango sempre indietro e quest'anno mi sono promessa di rimanere al passo, di modo che poi arrivo a giugno, quando dovrò dare l'esame, con il programma già fatto, quindi devo solamente ripetere. Per il resto, solito aggiornamento sulla mia salute mentale. La mattina oggi sto meglio, anche se la giornata non è delle migliori, ma qualcosa sembra essere cambiato dall'altro ieri ad oggi e anche ieri. Mi sento un po' più energica, riesco un po' più ad avere i benefici della meditazione la mattina, anche se comunque sto dormendo malissimo, cioè nel senso che faccio continui sogni catastrofici. Tipo stanotte ho sognato, non so se avete presente la Zulema della Casa di Carta. Praticamente io stavo in questa scuola mista prigione ed ero confinata in questa stanza perché mi ero confinata in questa stanza perché avevo fatto un torto a Zulema e quindi lei mi voleva proprio uccidere, ma uccidere in maniera violenta, sanguinosa e torturevole. Cioè mi voleva torturare, mi voleva ammazzare e quindi ero confinata in questa stanza e il sogno finisce con lei che praticamente arriva scortata da tipo un poliziotto, un medico, perché doveva fare tipo delle sedute tipo di psichiatria, e quindi stava in questa stanza a fianco. Io silenziosa, non mi dovevo far sentire perché se mi sentiva mi uccideva, e era stato molto molto brutto, molto brutto. Però sono viva, fortunatamente, devo solamente un attimo rilassarmi. Spero che queste vacanze di Natale fungeranno da momento di pausa, di stop, di rilassamento, perché sento che ultimamente ho accumulato un po' di stress e quindi vado un po' in sovraccarico certe volte. Però cominciamo la giornata e ci vediamo in giro in questo vlog. Ragazzi, allora, ciao a tutti, buonasera, vi faccio rivedere dopo un po'. Mi sono dovuta fermare perché mi sono tagliata, stavo cucinando, stavo aprendo precisamente una scatola di tonno e mi sono tagliata il dito ed è anche, vabbè, non dico siamo, se no la gente. E niente, è stato anche un taglio abbastanza brutto e quindi sto tenendo premuto da mezz'ora questo panno per cercare di fermare la ferita e non si ferma. E io sono leggermente ipocondriaca, quindi sono andata a leggere su internet e vabbè, internet già ti dà per morta, recati in pronto soccorso se non si ferma, però credo alle mie piastrine, confido nel fatto che si fermerà tra poco, quindi ne approfitto per questo tempo per parlare di cosa, non so. Dicembre è un mese particolare per me.
C'è tutto un carico emotivo che si fa risentire e si sente tutto, però sto cercando negli ultimi giorni di essere un po' più positiva, di prendere le giornate un po' più alla leggera e di andare avanti senza fermarmi e pensare troppo. E niente, io stasera sono da sola a casa, quindi cenerò. E volevo mettermi a editare questi bellissimi video, anche se sono un po' combattuta tra l'editare e guardare una serie Netflix. C'è una serie Netflix che mi ha consigliato mia sorella, che è la persona che mi consiglia tutte le serie bellissime, romantiche, carine, coreane, giapponesi. E infatti c'è questa serie che sto guardando che si chiama Business Proposal, una cosa del genere, ed è coreana, e sono praticamente questi due tizi. E che lui è praticamente il capo. Il capo della fabbrica dove lavora, che è un'industria di alimentari, e lei appunto lavora in questa fabbrica. E praticamente ha un incontro al buio dell'amica E quindi niente, queste cose carine, leggere, mi piacciono molto da guardare quando sono da sola di lei. Io mi dedico l'esperta in questo modo. Ho anche fame, ma se questo non si ferma non possiamo fare niente. Ma poi sembra quasi fermata. Boh, ci metterei quasi il cerotto. Andiamo. Vado a prepararmi la cena. Ecco la cena.저도 당신이 고생 안 하는 건데. 근데 누나 또 어디 갔어? 퀘스트 엘레이. 오늘 즐거웠어요. 가짜 1주년 데이트. 나도 즐거웠습니다. 퀘스트 루이. 우리 1주년 데이트.